tanti pensavano che l'INS era finita, che questa commemorazione non l'avremmo ripetuta quest'anno. Qualcuno di noi invece, proprio in quel giorno, gli disse: guardate che l'anno prossimo suoneranno le sirene, avrete la tuta della nuova INS e l'officina funzionerà. Cioè, non è una storia, ragazzi, è effettivamente successo così. La determinazione dell'anno scorso era questa: noi torneremo a commemorare gli operai deportati nei campi di concentramento e l'officina funzionerà. L'anno scorso avevamo l'avvocato di Genta, una schiera di poliziotti che non vi dico, altri che ci curavano da vicino, l'azienda era completamente ferma, gli stessi giorni stavano facendo la trattativa per vendere il macchinario. E io penso onestamente che l'unico modo che avevamo per ricordare questi operai che furono deportati e pagarono con la vita nei campi di concentramento la loro determinazione, il saluto più bello che possiamo fare oggi è che abbiamo imparato, diciamo a questi operai, abbiamo imparato da voi alla INS. Voi avete percorso gli stessi capannoni, la stessa officina, siete stati qui, avete resistito e siete stati deportati. Cosa ci avete lasciato? Ci avete lasciato un solo insegnamento: guardate che resistere si può. Resistere si può e resistendo insieme si può anche vincere. Avevano chiuso la strada, nessuno poteva entrare o uscire. Li abbiamo visti scendere vestiti come astronauti e schierarsi davanti ai furgoni. Tra di noi cominciava a montare un po' di nervosismo. Calmi, stiamo calmi. Lo fanno perché devono, ma anche loro vorranno mantenere bassa la tensione. Uno in borghese, in giacca e cravatta, è venuto avanti da solo. Ragazzi, abbiamo capito le vostre ragioni, ma oggi arrivano gli operai a smontare i macchinari e dovete lasciarli passare. Il proprietario le ha vendute e le devono portare nel nuovo impianto in Polonia. Voi capite che comportandovi in questo modo, se li bloccate, la situazione diventerà più grave. Mi dispiace, ma noi da qui non ci si muove. Siamo qui da un mese e stiamo aspettando delle risposte che nessuno vuole darci. Invece di mandare voi, il sindaco, i sindacati e i politici, dovevano venire a sentire le nostre ragioni. Invece mandano voi con i manganelli. Spostarci adesso vorrebbe dire perdere non solo il lavoro, ma anche la dignità. Lei ci capisce, vero? Sì, io capisco, ma tu devi capire me. Io non posso tollerarla una cosa del genere. Io sono pagato per sistemarle le cose. Sono pagato per fare pulizia.